Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Oggi la partita contro la prima della classe, 20 punti Venice, 29 Palermo, ore 18, Pierluigi Penso, 5 novembre 2023, pioggia. Bisogna portare a casa i 3 punti, è fondamentale per accorciare la classi e mettiamoci anche fica. 3 gol in 3 partite per Roberto Insigne. C'è una tensione indescrivibile al Penso. Go, go, go. Spettacolo sulle tribune che è già iniziato. Ora tocca alle due squadre. Servono i 3 point. Camp, farci divertire. Jonsen. Parla Pierluigi Pardo. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani per il commento. Venezia vuole andare in al diretto. È questo il progetto. Attenzione, Dennis. Dennis Jonsen la mette in mezzo per il nulla. Il grande calcio è a casa sua Palermo, in questi chiaramente schermi. è una Quindi squadra preparatevi, create la fortissima, forse un po' più situazione giusta perché attrezzata ho la per noi. sensazione che ci È l'altro divertiremo. presidente arabo che ha portato acquisti importanti, giocatori di livello superiore. Di Francesco. Ecco la Però il formazione Palermo è una squadra che titolare, forse si Pardo conosce dietro di ancora lui. meglio, ne siamo ancora all'inizio. Attenzione, Ocho. Può metterla da lì. Ed è subito 1 a gol, 0, subito gol del rischia ancora Palermo. subito. Subito Insigne punisce. Porca miseria, ho neanche il tempo di Jonsen. capire. Continua ad avanzare. Attenzione, Dennis. 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 Niente, sbagliato. Pallone allontanato. Di Francesco. Bravi, dai, dai, Capisce crediamoci, è appena tutto e iniziata. recupera il No, pallone. iaiero del cazzo! Lucioni. Sento che partire subito col gol, però che Di do Francesco. coglioni. Roberto Insigne. Fischia l'arbitro, c'è Offside, offside. offside. Piove copiosamente al Penso. Fioi sveglia però, Dio Cristo, ecco quando succedono queste cose mi girano i maroni. Adesso loro devono Ha pressare come distribuito il l'out. Milan di Sacchi, il Barcellona di Guardiola. Mamma che Sono già fastidio avanti quando col fanno palo, così. vedremo se sfrutteranno al meglio questo tiro dalla bandierina. Siamo senza Scalvini, Occhio al stanchissimo, e corner. Anquist. Applausi, l'intervento del portiere su Iorone questa para parata di un testa. C'è tutto tiro qui, di testa istinto. veramente Si esce dalla complicato. posizione, c'è tutto in questa parata. Ha evitato il gol su questa conclusione Ancora, molto mamma mia. sicura. Si soffre in maniera atroce. Si vede che il Palermo è uno squadrone. Ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Niente, non tocco palla, Fioi. Deve sfruttare questa occasione. Intervento Bravo, ancora il provvidenziale nostro del portiere portiere. veramente fortissimo. Samardzic. Cerise al posto di Amu, qui si è stanchissimo. Iaialo. Vai, Iaia, Può vai, Iaia. servire un Cambia compagno. gioco, Iaia, bravissimo per Cambiaso. Giocano con molti elementi dietro la linea del pallone. No, Vogliono così però, lasciare no, l'iniziativa alla così, squadra avversaria. Dio, mamma C'è la mia. possibilità della ripartenza. Bravo, Poteva Baschirotto, di essere una buona classe ripartenza, ma l'ha buttata Baschirotto. via. Cambiaso. Cerca la Bella. Oh, alla verticalizzazione. fine in mezzo ai Recupera il due. tempo, conquista la palla. Guarda come sono Roberto sbilanciato adesso. Ma Insigne. perché se mi si sbilanciano così i miei? Perché? Matteiu. Protegge palla col fisico. Bravo Cambiaso, ancora partitone di Recupera Cambiaso palla, per intercettato di Jonsen. Francesco. Jonsen molto bene. Parlidis, vede Samardzic. È solo in area, prova quel Attenzione tiro. Jonsen. Dalla! Posizione Ed è chiusa. gol di Samardzic! Che Palla fuori azione! porta. Che Venezia! E alla fine del primo tempo è 1-1. Bravo Samardzic, molto bravo. Ma Ma il questo è il momento per capolavoro è l'italiano, l'hai stato visto? Per ammirare soprattutto il gioco di Samardzic. Pirlo. Jonsen la Ha prende usato il fisico per freddamente, proteggersi dall'intervento di spietatamente Lucioni, la ma ripassa non si può Samardzic proteggersi ed è tanto dal tiro. 1-1. Dai, che l'abbiamo Incomplice pareggiata. fischio dell'arbitro. Azione sublime di un Venezia comunque che c'è. E Si riprende a giocare dopo il primo tempo. adesso andiamo a Due punti, è vincerla, difficile fare che il Penso la pronostici. pretende, la vittoria, la esige. Ottimo Bravissimi. intervento. Mamma mia, si invola No, Sama palla per filtrata. Pavlidis. Vangelis! Pavlidis! Incredibile! All'inizio del secondo tempo è 2-1, grandissimo Vangelis. La regia ci ripropone l'azione del gol. Possiamo apprezzare meglio la Azione verticalizzazione che perfetta gli dà e la non posizione sul sbaglia il palo. Non ha cecchino. tremato di fronte al portiere, ha Paf! caricato la botta e l'ha messa in rete. 2-1, Niente da fare, 46esimo tranquillo e Penso. 49esimo.
ma in mezzo c'è la pausa. Anderson, Lucioni. Adesso dobbiamo tenere duro. Roberto Insigne. Attenzione, Insigne, autore del gol del momentaneo. 1-0. Ti prego, Baschi, non perderla, Baschi, non perder l'uomo. Prosegue la sua avanzata. Oh, c'ho Fiori. Attenzione, per grandissimo, grande Joronen, però ancora palla Roy Johnson qua dorme. Ancora difesa di Venezia con il cuore. Perfetto, vai Johnson, vai Dennis. E la perde male, la perde malissimo. Provano a salire. Grande Pierino, bravo Pierino per Cerisev. E la perde anche lui, non riusciamo a fare un uno contro uno e vincerlo. Roberto Insigne. Il pensiero inteso sa che sta partita è fondamentale. Siamo tutti distrutti, esce Samardic, entra Busio, Tesman per Iaialo, Colpani. Per nessuno. Calulu è devastato, anche il Calu. Ok, al posto di Calulu mettiamo Candela. Al posto di Cambiaso, Zampano. La squadra è stanchissima, Anderson. Raga. Insiste nella sua azione. Stiamo attenti che siamo distrutti. Ma il Palermo è molto più fresco di noi. Aia. Non la vedo benissimo. No, la regaliamo proprio a lui. Grande Joronen, mamma mia. 200 cambi, signori. Il cross in area. Roba nostra, bravissimo. Jonsen, non perderla Jon, non perderla Dennis. Prova a cambiare gioco per Pavlidis. E Vangelis. Ma peccato. Dobbiamo fermare assolutamente il Palermo. Attenzione di Francesco, qua se ne va a Candela. Roba nostra, brutto. Allora è nervosissimo il Palermo. Va sotto la doccia, finisce qui la sua gara. Attenzione, Ceri la lascia scorrere in maniera splendida. Vai Ceri. Ecco il passaggio. Busio, Busietto, fallo, no, purtroppo no. Baschi rotto di anticipo, Candela, stiamo giocando con il cuore. Vai Ceri, fallo, no. Di testa! Incredibile Vangelis, mamma mia, super fantavangle. 86esimo. Teniamo palla, Colpani. Jonsen. Si fa vedere in avanti. Il biondo Jonsen, bravissimo Jonsen. Ottimo per Vangelis. Colpani. Colpani a giro! Mamma mia. E si va a vincere. Vittoria pesante come un film di Fassbinder. Vittoria di misura che vale sì. Questa è veramente fondamentale. Accorciamo sulla prima meno 6. E dimostriamo che ci siamo, cazzo. Dai che stiamo tornando. Dai che stiamo tornando. Il Venezia c'è. Il Venezia c'è. La classifica ci vede al quarto posto. Siamo tutti là, però. Siamo tutti là. 2 punti della Samp, che incredibilmente qua è seconda. Allora, sembra corto di energie. Mi fa piacere. Ok, chiede spazio anche poi Ampalo, ovviamente. Questa la salviamo però perché è una vittoria importante contro un Palermo dominatore. Avanza. Adesso un po' più tempo.
No, non ti diamo nessuno. Ok. Calcio d'inizio. Non dovrei aver gente fuori. La squadra è bella, riposata, sereno. A Cittadella. E andiamo. Dobbiamo... Questo è un derby, ragazzi. Che bello. Che tensione. Questo è il derby. Questa è Cittadella Venezia. Dai. Dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Un saluto agli amici all'ascolto, con me come sempre Daniela Dani. Torno alla Serie B, campionato. Questa la sentiamo, Fioi. Aumentano i decimi. Sono i derby. Si fanno sentire i tifosi. Sarà fondamentale no. Il loro apporto oggi. Ci sono partite. Bravissimo. Partite, ma quella di oggi. Adesso prova, non posso togliere Vangelis. Davvero parecchie soddisfazioni. È troppo on fire. Viso aperto, con gol Colpani. Colpani. Attenzione, Colpani, tiro, bisillabo di infelicità, tiro, è bisillabo. Van de Kol. Devi sperare che il portiere svenga, oltre chiaramente a centrare la porta. Servono vittorie adesso. Non vuole andare ai playoff. Bravissimo. La squadra sembra comunque aver trovato una sua identità e unione. Intesa, ma calmi, manca ancora una vita, la Serie B lunghissima. Almqvist, Almqvist, attenzione, lo svedesone, la mette in mezzo, fuori di Kol. Ma ci siamo, ci siamo. Ospiti che possono contare su una difesa solida, la meno battuta del torneo, vedremo se si confermerà. Squadra ospite che può vantare la miglior difesa della competizione. Che bello. Questa caratteristica è quella sulla quale hanno costruito tutti i loro successi. Vai, questo è molto in forma, ci sembra lo svedesone dopo il riposo. Samardzic, la dà Colpani. No, Kol, no. Salvi. Bravissimo, stiamo... No, cambiasso, no. Oh. Impazzito il portiere del Cittadella. Merdolina, merdolina. Continua ad avanzare. No. Carica il tiro. Provato a sorprendere il portiere. Conclusione. Fuori di poco, rischio qua per Joroen. Cambiaso. No, Camb. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Bravissimo, poi come recupera bene e ce ne andiamo splendidamente con Jonsen. Vai Denis Pavlidis, Samardzic, Venezia sontuoso 1-0, Samardzic. Grandi ragazzi, esplode il settore ospiti. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Cambiaso. Può servire un compagno. Attenzione, Pavlidis, Vangelis. Evita qua il tuffo il portiere. Siamo in bolla, siamo in bolla. Va direttamente in area. Colpani. Ha intuito bene qui la situazione. Di testa Pavlidis, palo. Palo di Pavlidis. Pericolo sventato. No, non la beffa, non l'atrocissima. Unita un po' di sfortuna è un mix letale. Fioi, no, no. Il pubblico vuole il tiro. Mamma mia, fuori di poco, l'abbiamo rischiata. Scalvini, Giorgione, Altare. Intervento riuscito. Ah, devo rimettere il Callulo titolare, però. Attenzione, non adesso, non adesso. Bravissimo, Scalvini. Finisce la prima frazione con le spalle. Dai, dai, che ci siamo. Potevamo andare su 2-0, ma palo scandaloso di Vangelis. Pavlidis. Non è neanche in panchina, ma sono una pippa.
facciamo così, però via, vedo stanco Yaya, lo mettiamo Tessman. Neanche Cambiasso fa fatica. Vai. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Attenzione Jonsen. Jonsen prova a lanciare col Pani. Spazza via sul traversone. Roba nostra, mamma mia, grandissimi. Mandano in campo forze fresche. Non perderla. Intervento ruvido ma corretto. 52esimo, ancora lunghissima. Bravi, bravi, bravi. Samardzic. No, perché di là? Sama. Avanza palla al piede. Ocio. Fugge la marcatura. Fuori, fuori, fuori. Cittadella che non sta giocando bene. Nel momento di concludere la rete non è riuscita a trovare lo specchio. Peccato perché la potenza c'era. Ottimo l'intercetto del pallone. Stiamo attenti. Prova a farla passare. Attenzione, si distende bene qua il pace Cittadella. Bravo Baschi. No! Bravi, non così, ci è andata bene, però recupera ancora il Cittadella, ma bravissimo Zampano. Niente, quando fanno questi passaggi non li sopporto. Guadagnano metri. Aia. No! No! Pareggio vergognoso, però secondo tempo siamo calati molto. Ai ai ai, immaginavo, ho pensato troppo presto di poterla portare a casa. Mettiamo Cerisa. Ah, che due punti buttati via. Vai. Siamo ancora discontinui purtroppo. Sono tempo non pervenuto il Venezia, quel palo di Pavlidis secondo me è un po' influito. Bravo Ska, dai altare, Giorgione, Busietto, Busio per Cerisev, dai Ceri, vai Ceri, bravo, vai Busietto, Busietto, mettila in mezzo, bene Busio, no Busio. Brandi che sbagliano. Recupera bene qui il pallone. Attenzione Busio. Entra e la sba. Ancora 5 minuti da giocare. Bravissimi, dai. Dai che non è finita Busio. Busio, bravo. Poi a un palo. Poi! Ma cazzo l'ha presa? Visto quanto manca ancora da ma come cazzo l'ha presa su poi a un palo? Jonsen. Ah, brutto errore qua di Jonsen. Maniero. Salvi. Buttati via due punti. Buttati via due punti, purtroppo. Che sfida. Proprio un gol balordo, un gol balordissimo, se così si può dire. La classifica, il Palermo torna a vincere, noi rimane, la Sampdoria ha perso, è dura, il Palermo sembra, cazzo non è neanche primo il Palermo, oh merda. C'è lo Spezia primo addirittura. Non è dura, la promozione diretta è dura sinceramente, adesso c'è il Parma. Mamma mia, che sofferenze, oh. Ah, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Qua togliamo... E chi togliamo qua?
nessuno, lasciamo qua e ciao. Che pareggio balordissimo proprio. Vai, Venezia-Parma, nuvoloso. Chi è che non gioca? È tra i più attesi oggi. Boh, è l'ho capito. La classifica cannonieri. Eh sì, ma Donna Cipri ha 11 gol. Potrebbe essere decisivo proprio con i suoi gol. Si preannuncia una serata da vai. Perdere qui sulle frequenze di eSports. Derby buttato di via, secondo me. Calcio in diretta. Piero Giparno, vi dà il benvenuto. Vi ringrazio per aver scelto anche oggi il nostro commento, mio e di Lele Adani. Bellissimo, vai subito Dennis. Dennis, ci auguriamo ovviamente che le due squadre possano farci divertire. I presupposti cosa mi ha preso su poi a un palo però all'ultimo minuto il portiere del Cittadella, brutto errore Pavlidis. Vangelis, pregevole l'intervento del portiere. Vai Iaia, incornata di nessuno. Non c'è ancora Giorgione. Ottima lettura col Pani. Dennis si guarda intorno a caccia di un passaggio buono. Il portiere, ancora il portiere del Parma. Sistema il pallone. Iaialo. Guarda quanti errori del Parma. Attenzione! Non ci credo. Inizio scoppiettante. Ma che brutto rinvio. Stiamo dominando. Porta palla. No, hanno questo brutto errore qua. Ansaldi. Ottimo. Pallone che passa. Perché stiamo pressando bene? Dai che stiamo pressando bene Jonsen. Jonsen si invola Dennis. Colpani. Colpani. Colpa. Continua ad avanzare. Occio. Provano a crearsi gli spazi. Aia. Per il vantaggio. Calma. Il portiere, pallone ancora buono. Campionato tosto, attenzione. Quello di B. Occasione. Ansaldi. Miracolo su Ansaldi. Ha tolto la palla dalla porta. Vai, svedesone mio. Perfetto, vai Jonsen. Jonsen c'è. Non perderla, bravo. Colpani. Serve il compagno in aria. Un tiro, forse azzardato. Ancora lo svedesone, Almqvist. E la sbaglia. Tanti errori di imprecisione, però troppi forse. Però stiamo veramente pressando bene. Samardzic. Vangelis. Non ci credo, sbaglia di nulla Pavlidis. Stiamo dominando Samardzic, solo un'occasione per il Parma. Decidono di arretrare il baricentro come se volessero farsi attaccare. Buono. Azione sublime, era proprio completamente il passaggio. Arma del vantaggio, si gioca. Occhio, non prendiamola adesso, grazie. Continua ad avanzare. Finisce il primo tempo. E finisce così la prima frazione di gara. Facciamo fatica. Ricordiamo che in Coppa Italia abbiamo preso le mine col Parma, eh. Roba nostra, roba nostra. Giallo per Kalurbu. Jonsen. Vai Dennis, bravo. Vai Vangelis, bravissimo. Il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Jonsen, niente. Tentativo di pressing. Hanno spazio per ripartire. Occio, bravo Baschilotto. Sempre presente, Cambiaso. Dennis la perde, ma è roba nostra. Bisogna vincere, però perché non possiamo andare avanti a vittoria. Tre, due pareggi, una vittoria. Due pareggi, due vittorie, un pareggio. Palla che viene intercettata. Non è mai fallo. Può arrivare anche il cartellino. Ma stai zitto.
Ammonito Iaialo. Vai Vangelis. Vangelis molto bene per Dennis. Ancora Vangelis per Jonsen, ti prego. Ma non sbagliarmelo così. Vabbè, madonna che nervi. Entra Cherisev. Cazzo, non perché non c'è Busi, ma che cacchio. Non si capisce il perché. Vabbè. Cazzo combinato coi cambi. Guardali come giocano i parmensi. Bravo. Niente da fare, il difensore recupera. Attenzione Vangelis, non ci credo. Attenzione che culo ha questo. Lo svedesone, lo svedesone. Jonsen! Incredibile, prima di uscire la segna, va su veramente rimpallo fortunoso. Il Venezia va in vantaggio. Non ha tremato. Messa nella porta sguarnita. Può solo ringraziare i difensori. Bravi, bravi. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Bisogna tenere a tutti i costi, Anzi, però. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Per il momento segniamo poco e subiamo poco in questa fase della stagione. No, attenzione, brutto sto fallo. Qui c'è il rischio di un cartellino rosso. No, rosso. Momento chiave del match, il rosso che rischia di compromettere quanto. Ma dai, ma rosso dove? Ma stiamo scherzando. Beh. Male, non ci sarà neanche la prossima giornata, perfetto. Buono hanno fatto vedere finora. Un brutto colpo per loro, duro da assorbire. Rischiano di complicarsi la vita con questa leggerezza. Porca miseria. Dovrà cambiare qualcosa nell'assetto in campo. Hernani, bravo Calulu. All'ultimo istante. No, Calulu, non so che cavolo sia. Cherisev. E la perde male. Bravo, Baschirotto, ragazzi. È il nostro top player in difesa. Colpani, bravissimo. Per lo svedesone Almqvist. Crede bene a Samardzic e non ci arriva. Si vede l'uomo in meno adesso in attacco. No, Pierino, è Pierino. Grande Pierino, la Pierino c'è. Non lo so, sto maneggiando. Pierino, Pierino, Pierino. Samardzic, anche in 10 contro 11. Forse la chiudiamo, ma azione sublime di Pierino. Azione sublime di Pierino e Samardzic si fa trovare sempre al posto giusto. Non ha avuto problemi a battere il portiere da quella distanza così ravvicinata. In effetti bisogna davvero impegnarsi per spedirla fuori da quella posizione. Attenzione, il Parma prova il tutto per tutto adesso. Ah, brutta questa, grande Joronen. Attento a quel portiere che dice di no. Occio, bravo. No, ancora Joronen. Altro giro dalla bandierina. Prova a calciare. Palo scandaloso del Parma. Attenti, Fioi. Occasione per accorciare. Gol, bellissimo. Si è visto subito che il Parma Ansaldi. Quindi clean sheet ne facciamo pochi, però subiamo poco. Che strano. Bravissimo Almqvist, nel secondo tempo bella prova. Yes, 2-1. Risultano i tifosi di casa per questo successo. Tre punti fondamentali. Se vinciamo in casa stiamo cominciando a giocare bene. Il problema è che facciamo troppi pareggi. Come siamo messi? Facciamo l'ultima partita per oggi. Adesso abbiamo la Sampdoria da vincere, siamo terzi. Hanno perso tutte, hanno una partita in più però, che palle. La nazionale del Galles anche no.
Ma basta, rompere i maroni. La classifica ci vede. Palermo ha perso, però lo Spezia, ragazzi, in una fuga incredibile. Bisogna andare al Marassi e vincere, ragazzi, di prepotenza, di classe, di rabbia. Io pretendo questo al Marassi. E che ci manca? Allora, Scalvini fuori. E già questo non è bello. Boh. E poi, no, per il resto ci siamo. Vai. Sereno. Al Marassi di Genova. Siamo di tre gol in tre partite. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate gara. Gara che promette scintille. Tutto è pronto per 90 minuti di grande intensità. Qui è Piero Gepardo che vi parla. Dobbiamo dare continuità. Anche a Lele Adani. Serie B che fatica si prende la ribalta oggi. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Non vedo l'ora che inizi. Ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire. Bravi, Madonna. Come giochiamo bene adesso, però. Come recuperiamo bene. E subito va Vangelis. 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 Ma è angolo. Ma no, vabbè, con questa roba veramente FIFA, FC, FCAZ. È inguardabile. La cosa più inguardabile che esiste. Titolare della Samp per questo match. Formazione ospite che scende in campo con questi 11. Sampdoria che prova a farsi minacciosa. Possono passare in vantaggio. Ocio. Esposito. Mamma mia, no. Tempestivo e tiro deviato. Jonsen. Qua Jonsen fa la cagata jonseniana proprio. Conti. Bravo Cambiasso. Devo fare la cagata cambiassiana, scusatemi per la terminologia non proprio perfetta, ma per non dire altre cose, devo sparare vaneggi. Berre allontana la traiettoria del pallone. Interviene Rigoni. Brutto. Può essere il pallone del vantaggio. Brutto questo, brutto. Gol. Dormita colossale. Esposito ne approfitta. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Niente, siamo troppo discontinui. Punta la porta. Attenzione, Vangelis, subito! Il portiere non trattiene, palla ancora in gioco. Non ci credo. C'è stata la deviazione del difensore. Che sfiga, oh mamma mia. Colpani, Colpani. Palla che termina largamente sul fondo. Non ci voleva sto gol così. Colpani. Pallone recuperato. No, Jonsen, no, no. Bravo. Dai che sbagliano. Perfetto, Jonsen. Jonsen entra in area. Lascia partire il tiro. Ancora miracolo, ancora miracolo. Dennis. Dennis. Palla alla ricerca del momento giusto. Voglio far troppo. Ottimo, però l'intercetto. Adesso un nuovo possesso. Guarda che ci fregano in contropiede. Murru. Verre. Ancora quando fa questi anticipi cambiasse veramente da orgasmo. Vai Jonsen, queste sono le azioni che dobbiamo approfittarne. Ancora Colpani. Colpani. Vangelis. Vangelis! 1-1, è tutto merito di Cambiaso. Allora, 1-1. Roboante, roboante. È tutto roboante. Esposito. Verre. Va bene. Sì, dammi l'espulsione, dammi l'espulsione. Baschi Roto. Uscita provvidenziale quella del primo tempo, dai che abbiamo pareggiato, dobbiamo andare a vincere però.
Cambiasso mi ha fatto un recupero, un anticipo da fenomeno. Un giocatore di categoria superiore, ovviamente, che ce l'ha portato il nostro presidente arabo, il signor Arabia Saudito. Si chiama così, ragazzi, non è colpa mia. Pavlidis. Niente. Ronaldo Vieira. C'è ancora qualcosa da limare nella sua prestazione del primo tempo, ma direi che il bilancio è comunque positivo. Ha offerto un contributo importante alla causa, firmando il gol. No, perché da solo così? No, da Borini no. Incredibile, assist di Borini. La Sampdoria torna in vantaggio con un gol casuale. Mamma mia, che bavoso. Non dobbiamo migliorare però in fuori casa, eh. Bella questa col pari. Non ci... ma siamo sfigati. Siamo proprio sfigati. Sentiamo un attimo. Puniti da due, da un secondo gol balordissimo. Tira! No! No! Ma non possiamo mangiarci sti gol. Ci manca questo, la promozione diretta sarà impossibile con sto ritmo. Per i playoff non ci dovrebbero essere problemi, però i playoff sono un terno a lotto. Che sfiga, oh. Madonna! Sembrava fuori, invece Verre per poco ci scazzava il terzo gol. Se la cavano. Tentativo precedente, bellissimo per Jonsen. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. No, Jonsen, no, Jonsen, no. Esce Jonsen, entra Cerisev, Busietto per Samardzic. No. No. Siamo poi Ampalo che vuole spazio. Dobbiamo farlo giocare un po'. Anche se Pavlidis sta veramente spaccando. Conti. Dai ragazzi, dai, ma non pareggio, non perderla. Cazzo, se ne va qua. Bravo. Cambiasso, il migliore in campo dei nostri. Vai col Pani. Vai col. C'è spazio per col Pani per Jonsen, dai, prima di uscire come prima. Benissimo in casa, molto meno bene fuori. Samardzic. Vai svedesone. Samardzic prima di uscire, doppietta. È doppietta del Saba. Anche se prima l'ha fatto Pavlidis, ma non importa, scusate. Sono andato, nel senso segna sempre, però 4 gol in 4 partite. Ha ammutolito il Ferraris. Ronaldo Vieira. Proviamoci, 82esimo, c'è margine per un'altra almeno azione. Se riusciamo a recuperarla. Si libera bene della marcatura. Stanco Cambiasso, ha fatto tanto. Bravo Cal. Risultato vai poi Amparo. Bravissimo. Busietto per Cerisev, elevazione sublime. Se viene il gol è bellissima. Tira! Non ci credo. Decisiva, non ci credo. La sua deviazione. Non ci credo. Recuperala. Calma. Calma. Pallone arretrato. Tiro murato, ma non sono è una finita. Pippa obesa. Mi sono nervosito. Pericolo sventato. Ma porca di quella. Niente, le vinciamo tutte in casa in sto periodo, ma le pareggiamo tutte fuori. Marcia la playoff sicura, ma non da primi due posti. Spezia vince sempre, tutti i coglioni, la Spezia. Spore ultima, 28, 36, 39, 11 punti, sì, vabbè, 12, 3, 1 in Serie B. Cagare. È dura, Palermo ancora si può recuperare, abbiamo anche vinto, ma comincia a essere dura i primi due posti, purtroppo. Raga, sotto il comandone veneziano, ci siamo, per i playoff sicuri, sì, per i primi due posti. Ciao!